Torna la festa della trebbiatura. Dopo la mietitura, il consueto appuntamento per Colle San Vito, che caratteristica ha la festa di quest'anno? Ma intanto noi continuiamo con il filone culturale che abbiamo intrapreso dall'inizio, perché a noi tutto deve parlare di cultura. La mietitura con i vecchi attrezzi, con i vecchi costumi, con la colazione del mietitore e la trebbiatura naturalmente con la trebbia antica 1920, e quest'oggi rifacciamo anche il modo di trebbiare di una volta, prima della trebbia, cioè la trita con i cavalli in coppia e la battitura con i mazzapaoli, che anche questa era tradizione proprio di questi luoghi. E poi naturalmente c'è l'itinerario degli attrezzi del mestiere antico, con gli artigiani in azione, gli artigiani di una volta, e con l'itinerario dei sapori, che anche quello è cultura, perché a noi i piatti, i prodotti sono riferiti alla tradizione della contadina, quindi alla tradizione del tempo della mietitura, come pancotto dell'ortolano, come gnocchetti e ceci, come pecora di cotturo. Qual è la caratteristica di questa trebbia antica? Ma la caratteristica è che è azionata dal trattore Lantini a testa calda, quello dal famoso rumore, e poi dalla accensione che una volta si faceva col fuoco, quindi ci vuole un sacco di tempo, adesso si fa con la fiamma ossidrica, si mette un po' di meno, però è il rumore del motore caratteristico del trattore Lantini. E poi la trebbia d'azione, soprattutto per i giovani, per i ragazzi che non hanno mai visto la trebbia, diventa un'attrazione inimitabile.